Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale, ragazzi. Oggi siamo qua di nuovo su Transport Fever 2. Ci troviamo di nuovo qui sulla mappa Usedom. E niente, ricapitolando, questa qui è la parte principale della città, della mappa, che già vi ho fatto vedere negli scorsi episodi. E poi ora vi spiego un po' come mi sono espanso fin dove sono arrivato. Innanzitutto, col trasporto passeggeri, come avete visto, è molto sviluppato principalmente qui e con la città limitrofe, quindi qua, 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 qui un po' meno, poi qui magari un po' meno, perché vedete mancano gli autobus, e poi arriva fin qua giù e poi basta, non sono sviluppato ulteriormente, magari qua sono arrivato un po' ultimamente e basta. Poi ci sono le linee quelle ad alta velocità e lunga percorrenza che sì, si sono spostate molto a lungo, quindi magari sono arrivato anche qua giù con l'Intercity, però come vedete non c'è niente, ci sta solo un Intercity e un piccolo treno regionale che ho fatto così appunto in più per farlo fermare qua e poi qua e basta, vedete che è una linea molto semplice che parte da qua, qua e qua ed è svolto da solo un treno, un piccolo trenino diesel che si ferma qua e va di qua. E basta, alla fine vedete che è poco sviluppato, come la stessa cosa vale anche per qua, dove c'è la linea quella ad alta velocità che arriva fin qua giù. Non c'è niente, c'è un treno qua, due treni a lunga percorrenza che arrivano fin qua giù e basta, nel senso. Qui c'è il treno Freccia Rossa che va a 300 km/h. Tac, 300, vedete? Che si fermerà qua nella stazione tra poco. E poi arrivo la linea d'alta velocità, va anche di qua, vedete che ci sta sto qua che va a 200. E qua anche lì freccia bianca, cioè che non è completamente un'alta velocità come magari lo è l'altra. Però va sviato sulle linee d'alta velocità perché tanto va a 200, vedete. E tanto sto qua non viene rallentato chissà quanto, vedete va sempre a 220, 230, 220 km/h arriva. Tanto alla fine lui va a passare a raggiungere 200, lui pian piano lo raggiungerà, ma tanto lì tra poco qua gira lo svincolo qua a destra, quindi nel frattempo lui può prendere velocità per e non gli dà problemi, sto treno un po' più lento. Vedete, lui va di qua. E invece l'alta velocità va dritta qua. Che arriva fino qua giù, quindi nel senso fino qua giù vedete non c'è nulla a parte la stazione qua, non c'è niente, cioè, non c'è assolutamente nulla, cioè. Quindi queste parti qua poi le svilupperemo noi insieme qui sul canale. Partiamo ora con la questione merci. Come avete visto la parte più sviluppata merci è qua con questa azienda qui che tramite il legno e l'acciaio produciamo le merci da consegnare a Usedom, a Wilmhof, a Wilmsfelde, vedete, a Bammental e a Zecherin. Poi, sì, ci sta anche Sukhov che aveva bisogno, ma appunto non gliele portiamo ancora perché è lontana, quindi dovrei fare un'altra linea ferroviaria, che comunque già avevo iniziato a costruire una stazione, vedete qua. Per lo smercio di tutte le merci, anche questa qui è una stazione sotterranea, vedete che qua sotto ci sono tutte le tratte ferroviarie sotterranee che si incrociano qua sotto la città, questa già utilizzata, però appunto ci sta questa parte qua che non è utilizzata, che vorrei appunto sfruttare per far andare il tutto anche oltre Usedom, quindi farla partire anche di qua e arrivare agli Sukhov. Oltre a questo polo industriale, abbiamo sia questo qua che produce anche questo materiale qua, che sono strumenti, che è un po' meno sviluppata come vedete perché c'è un po' meno merce. Lui si prende il ferro, l'acciaio che gli viene portato sempre per questa azienda qua, ma se ne prende in minor quantità perché tanto comunque il prodotto degli strumenti servono solamente a qua, a Monchov, e non servono qui in vicinanza sia a Wilmshof, infatti c'è. Quindi servono solamente due città a confronto a questa qua che è bella potente, vedete che ha tutti gli slot pieni, bella potente, invece questa qua è
è solo al terzo slot e non è completamente non è a piena potenza come lavoro, perché tanto c'è bisogno solo qua e qua. Poi più avanti comunque la svilupperemo pure questa, perché magari la possiamo portare anche un po' più lontano, vediamo sempre qua a Sukov, quindi Sukov magari potremmo sfruttare per sempre questa qua, per portare le merci laggiù. O magari anche qua, dove non c'è assolutamente nulla di costruito, quindi la gente qua si sposta solo con le macchine. Vi spiego brevemente qual è il contesto di sto gioco, qual è il significato di sto gioco. Questo gioco sono le persone che si devono spostare, lavorare in giro per le posti, no? Lavorare, vivere. O si spostano in macchina o si spostano con i mezzi di trasporto che tu gli costruisci. Se tu costruisci linee di autobus, loro si spostano volentieri con l'autobus, vedete? Altrimenti si spostano con le macchine, però si genera molto traffico, vedete qua, che per spostarsi qui c'è molto traffico in questa zona, le macchine, vedete, tanto traffico perché ci passano molte macchine, perché è l'unico mezzo di trasporto che possono usare questi cittadini qua per spostarsi a lavorare. Perché ovviamente non vuol dire che se uno abita qua. Oh, scusate, adesso vi faccio fare un esempio. Non vuol dire che se uno abita magari qui a Usedom, abita e lavora e qui sta assieme e lavora tutto quanto qui a Usedom. Vediamo per esempio. Lui, ok, abita qua. A Volgast, cioè, fammi capire, lui è a Usedom ora, ragazzi. Cioè, lui è qua giù, capito? È in giro per Usedom, qui lui ora. Che cammina e prende l'autobus, magari. Esatto, ha preso l'autobus ora lui. Cioè, lui abita a Volgast, in questa casa qua. E tramite i mezzi, quindi prenderà magari l'autobus, penso qui. Perché mi sa che copre questa zona, esatto. Prende l'autobus qui. Lui tramite l'autobus va in stazione. Prende il treno fino a Usedom. Quindi prenderà, che ne so, Princeville, l'Intercity, penso. Ok. E arriverà qua. Prenderà l'altro treno regionale che la porta fino a Usedom. E poi va a comprare le cose qui. Nell'edificio commerciale. E poi va a lavorare qua, capito? Sempre a Usedom. Quindi la gente si sposta tanto di città in città. Quindi tu gli devi facilitare lo spostamento con i mezzi, con i treni, o con i camion, con gli auto, con i treni, con gli autobus, o con le navi, per esempio, che poi parleremo, o con gli aerei. In modo tale che le persone si spostino facilmente e meno in macchina. Quindi più capillari sono i tuoi trasporti. Mamma mia, questo treno qua. Molto pieno di gente, vedo qua. Questo treno qua si riempie ora, guardate qua. 90 persone su 128. Adesso ne scarica 90 e ne caricherà più di 100. Guardate qua, 112 persone caricato. E poi si ferma la freccia bianca, questo qua. E poi quest'altro freccia bianca, che anche questa freccia bianca fa una bella tratta lunga. Parte da qua, fa qua, qua. E poi qui si collega all'alta velocità e va fin laggiù. Questo è l'Intercity invece. Perfetto. Quindi sto dicendo, quindi tu devi sviluppare tutti quanti i trasporti in modo tale che le persone si spostino più facilmente con le macchine, con i mezzi che con le macchine. E poi ci sono le merci. Con le merci, diciamo, torniamo alle merci, c'è questo polo qua, industriale, che è molto sviluppato, che è cavi di carbone e di ferro, che raccolgono e portano qua il ferro e il carbone. Tramite il ferro e il carbone si produce l'acciaio, che viene portato in questa stazione, che poi viene portato qua. Oppure che viene portato qua per fare un'altra produzione di macchinari, perché qua abbiamo sempre un'altra azienda che produce macchinari, che smercia i macchinari qua giù, o li porta col treno fino qua giù e poi li esportano via Usedom. Perché spesso questa stazione qua è collegata, cioè questa industria qua è collegata a questa stazione qui pure. Perché prendendo la scaricano qua appunto i macchinari, se li prende lui, e li porta qua.
E la stessa fermata del camion carica qui e col treno, vedete questo qua, portano i macchinari qua giù a Usedom, qua giù, e poi vengono smistati per Usedom, perché quella è la città che ne necessita di più, vedete, 727, neanche riceve tutto quanto, cioè 465 su 727, quindi c'è cioè anche Usedom necessita di più macchinari ancora per potersi sviluppare ancora meglio. Poi un altro polo industriale sviluppato è questo qua. La produzione di pane, di cibo, industria del cibo, qua producono cibo tramite il grano che gli viene portato da qua, qua e qua, e qua giù, gli viene portato con i camion, qua scaricano il grano e qui producono il cibo, viene poi dopo rismistato a sua volta con altri camion in vari posti. Dove ci sta il cibo? Vedete? E un altro polo industriale sviluppato, oppure di nuovo qua, un'altra segheria che tagliano il legno e lo portano qua. E qua poi col treno prendono le assi. Vedete qua ci sono i treni che portano il legno appena tagliato. Qua ce ne sono 200 unità. Adesso arriva questo treno qui, che è la stazione sotterranea. Perché tante stazioni io le faccio sotterranea anche per comodità, anche per costruire, perché magari vedi che il treno è montuoso e è meglio farle a farle appunto in montagna le stazioni e sotterranea le stazioni. E poi qua portano appunto il legno qua giù, dove poi dopo si li tagliano e li portano poi a sua volta qua giù per lavorarle insieme alla plastica per fare le merci generiche. La plastica si produce qua, sempre che col treno vengono portate poi dopo indietro, vedete questo treno qua porta tutto pieno di plastica nei camion. E la plastica si fa col petrolio, quindi petrolio grezzo che viene raccolto in questi pozzi, due pozzi qua. Viene portata dalla raffineria e poi dalla raffineria arriva qua giù e viene trasformato in plastica. Vabbè. E niente, poi altri poli industriali non ne ho attivati perché alla fine non ce n'è bisogno, a parte qua giù qualche cava di cemento che porta qua per produrre acciaio, sempre a portarla giù al centro di Usedom, ma qua sempre acciaio in più, perché qua è pieno di acciaio, ce ne sta 11.000 di acciaio, e il problema è che c'è carenza di assi qua, cioè perché il legno, la produzione del legno è molto lenta perché non so perché fa fatica a trasportarlo, nel senso. Ci stanno i camion, però è lenta la produzione delle assi di legno perché non lo so. Adesso lo carica bene intanto. Questo qua carica no, le altre. Acciaio carica. Quando vedete che si ferma il gioco è perché c'è salvataggio automatico. Questo svuota il legno. E arriva pure questo treno qua con legno, pieno di legno.
vedete qua. Beh, ragazzi, io direi che comunque con oggi abbiamo concluso un po' la spiegazione generale di tutto quello che ho fatto io, molto velocemente. Poi comunque lo vedremo piano piano negli episodi seguenti, quando pian piano andremo in giro a costruire cose, a migliorare cose. Ad esempio, già qua che c'è tantissima gente che aspetta, c'è da capire se c'è un problema. Però a quanto pare non vedo che non c'è nessun problema, che tanto alla fine non c'è mai troppa gente, perché questo treno qua, anche se c'ha 62 persone che aspetta, c'è una capienza vastissima. Vedete, può portare 846 persone questa linea alla volta. Perché i treni portano 423 persone ciascuno, quindi ha una capienza molto larga. Quindi finché non raggiunge numeri esorbitanti, questo qua non è un problema. Però, ad esempio, vediamo, se vediamo gli omini molto grandi pure qua, vedete qua che abbiamo 43 persone per questa linea. No, va bene, tanto alla fine i treni sono da 135 persone, quindi anche se c'è 40 persone che attendono qui non è un problema. Però insomma, vogliamo guardare sempre in giro che ci stanno tanti omini. Oppure, per esempio, il problema può crearsi qua che ce n'è a 112, ma tanto alla fine non dovrebbe essere un problema perché tanto lui ne può portare 60, quindi in due giri poi ha fatto subito, non c'è problema, perché poi sono due camion, quindi in due giri ha risolto subito il problema. Non dobbiamo preoccuparci, adesso vedete che con un giro già si svuota tutta questa merce qui e con un giro vedete che già si carica metà di ciò che c'è qua dentro. Se ne è caricati 60. Però se vediamo appunto che c'è tanta merce ferma, possiamo comunque fare così, configura merci e creare appunto un magazzino che aumenta lo spazio aumenta gli spazi di contenimento, quindi quando la fermata. Strano, non me l'ha contato, come mai? Strano, dovrebbe teoricamente aumentare lo spazio di ciò che si contiene. Boh, c'è qualche problema, mi sa. Perché teoricamente questi edifici dovrebbero aumentare lo spazio di contenimento appunto per le zone di sosta, però vabbè, questo poi vediamo. E niente. Ragazzi, con oggi io direi che concludiamo qua. Vi ho fatto vedere tutto, nei prossimi episodi vedremo tutto quanto. Vi ringrazio ancora per essere qui con me, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di niente. E di mettere mi piace se siete contenti di seguire questa serie e lasciarmi nei commenti scritto ciò che ne pensate di questa serie nuova su Transport Fever e se portarla ancora avanti oppure no. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!